Emanuele Rossi in collegamento con noi, giornalista della rivista Formiche.net. Ben trovato Emanuele, grazie per essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. E allora, come vedi, il nostro titolo ha un punto di domanda. A te la risposta, se è facile appunto trovare una risposta anche in virtù degli interessi che vedono protagonisti appunto Cina e Stati Uniti su un accordo, su un accordo importante e delicato come quello del JCPOA. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del Joint Comprehensive Plan of Action, l'accordo appunto che vede protagonista l'Iran e la sua ricerca del nucleare. Emanuele. Allora, dunque, sì, il JCPOA, partiamo da che cos'è? È un accordo stretto nel 2015 per congelare il programma nucleare iraniano da tutti i paesi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, cioè Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito e Francia, più la Germania, rappresentante dell'Unione Europea, e l'Iran. Questo accordo è tuttora in piedi, nonostante nel 2018, mi sembra nel maggio 2018, Donald Trump abbia tirato fuori gli Stati Uniti dall'impegno. Da quel momento in poi l'accordo è restato formalmente in piedi, ma ha avuto una serie di problematiche di tenuta. L'Iran ha avviato dei processi di violazione controllata, aumentando parte l'arricchimento, ultimamente da ieri bloccando le ispezioni dell'Agenzia Internazionale delle Nazioni Unite sui siti nucleari, e si è innescato una serie di processi che riguardano i paesi che stanno all'interno del JCPOA e in questo momento anche gli Stati Uniti, che con l'amministrazione Biden hanno detto chiaramente che hanno intenzione di rientrare nel piano. E qui vedremo, ci sono una serie di questioni. Innanzitutto ci sono delle questioni di priorità, perché sebbene Biden abbia espresso la volontà di entrare all'interno, ritornare all'interno del JCPOA, non credo che sia una delle principali priorità per Washington in questo momento. La focalizzazione è ovviamente controllata dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica interna, e quindi i passaggi che riguardano il JCPOA sono di buoni auspici, buoni propositi, ma manca l'innesco e la sovrapposizione di priorità con Teheran, perché Washington dice: prima di rientrare noi nel JCPOA, l'Iran deve bloccare tutte quelle interrompere tutte quelle violazioni che ha avviato nel corso di questi 2 anni, e sono state violazioni pensate sostanzialmente per creare pressione sul dossier e crearlo nei confronti delle Nazioni Unite, nei confronti dei paesi, soprattutto dei paesi europei, e creare un leverage per spingere, in certo senso, gli Stati Uniti al rientro. L'Iran dice: noi non toglieremo mai, diciamo così, la spinta a queste violazioni, perché sono l'unica carta che abbiamo in mano, ma prima vogliamo che gli Stati Uniti rientrino. E perché? Perché con il rientro degli Stati Uniti del JCPOA una serie di sanzioni economiche attivate e riattivate nel momento dell'uscita dovrebbero venir meno. Peraltro, scusami, ti ho interrotto? No, dicevo, questo è il quadro iniziale, poi andremo... Perfetto, no, perfetto. Io volevo dare anche alcuni aggiornamenti sui piani e sulle operazioni sul nucleare da parte dell'Iran. Notizia di ieri, forse l'hai anche accennato nel tuo ragionamento, insomma, secondo l'AIEA le riserve di uranio arricchito accumulate dall'Iran hanno raggiunto quantità 14 volte superiori al limite consentito dell'accordo del 2015 sulle attività nucleari. Ricordiamo come a partire dal 2019 l'Iran abbia iniziato gradualmente a superare nuovamente i limiti posti dalla sua attività in risposta alla decisione di Trump di uscire dall'intesa un anno prima. Inoltre si sta facendo in qualche modo sentire, vuole farsi sentire, lo ha fatto anche Israele, anche per motivi di vicinanza, insomma, all'Iran, ribadendo come Teheran, che sta accumulando uranio, è una minaccia ovviamente per Israele e in generale, insomma, per
per la comunità internazionale. E c'è stata anche una telefonata, no? Lo racconti anche all'interno del tuo approfondimento su formiche.net, tra Robert Malley, delegato che dovrebbe gestire, che gestisce il dossier Iran negli Stati Uniti, e il Ministero degli Esteri cinese, proprio sulla gestione del nucleare. Insomma, i contatti cominciano a essere diversi su più fronti, sicuramente forse questo è quello più delicato dal punto di vista geopolitico, al di là di quello che accade tra Stati Uniti e Cina, di quello che accadrà sul fronte tecnologico e non soltanto. Allora, dunque, il contatto tra Bob Malley, che è una delle persone che ha partecipato alla costruzione del JCPOA ai tempi dell'amministrazione Obama e che Biden l'ha richiamato come delegato speciale del Dipartimento di Stato, sostanzialmente degli Stati Uniti, per la gestione del dossier, proprio confermando questa volontà degli Stati Uniti di rientrare nel JCPOA, o meglio di lavorare per questo rientro. È stato abbastanza interessante, fa parte di una serie di telefonate, una serie di attività che Malley e gli Stati Uniti hanno tenuto in questi ultimi 2-3 settimane, sostanzialmente dall'insediamento del 20 gennaio, e sono appunto focalizzate a creare un tessuto, un modo di poter rientrare all'interno dell'accordo senza cedere troppo. Quella telefonata in Cina è interessante perché si è abbinata a una dichiarazione del ministro degli esteri iraniano, un altro degli artefici del deal, dell'accordo JCPOA, che ha appunto detto: stiamo valutando se ricevere positivamente, quindi partecipare a una riunione a cui l'Europa aveva invitato l'Iran e gli Stati Uniti, e abbiamo sentito i nostri partner, inizialmente la Cina. Lui ha detto, il ministro degli esteri. Questo perché? Perché la Cina di fatto è parte del deal. La Cina è un attore che ha chiuso il JCPOA nel 2015 e quindi ha raggiunto l'accordo, e attualmente sta lavorando con un intento molto simile a quello degli Stati Uniti. Cioè, che cos'è questo accordo? Questo accordo è una forma di stabilità. La Cina ha un interesse molto pragmatico a tutta la regione medio orientale e quindi anche all'Iran. L'interesse è semplice: la stabilità porta armonia, per dirlo come lo dicono i cinesi. Beh, anche, quindi... anche i tedeschi, se vogliamo, no? Loro, certo, quanto a stabilità, esatto. La stabilità porta armonia, sì. L'armonia significa possibilità di fare business, possibilità di muoversi con più tranquillità. Ci sono tre asset, come riportavo nel pezzo nel quale abbiamo ragionato insieme con un studioso della Durham University che si chiama Jacopo Scita, che è una persona che lavora essenzialmente sul rapporto Iran-Cina. Ci sono tre motivi per cui la Cina ha interesse a far sì che il JCPOA venga mantenuto non soltanto non nello stato attuale, ma nello stato con gli Stati Uniti all'interno, quindi nella massima implementazione possibile. Perfetto. Il primo è il fatto che il JCPOA è un modo per evitare guerre, per evitare conflitti. Secondo come la vede la Cina, e francamente non è nemmeno troppo non condivisibile questa posizione, se c'è una stabilità, cioè se l'Iran non ha un'arma nucleare, Israele non è portato a qualche passo storto, quindi a attacco nucleare, attacco armato contro le centrali nucleari iraniane, i paesi del Golfo sono rassicurati e si crea una sorta di equilibrio che non destabilizza la regione, che non crea spillover terroristici, e la Cina ne ha sofferti di questi spillover terroristici ai tempi del califfato. Nella zona dello Xinjiang c'erano molti jihadisti che hanno seguito, diciamo così, il jihad califfale dalla Cina al Tira, che sono poi tornati. E poi soprattutto non crea problematica al mercato del petrolio, che è il mercato del petrolio del Medio Oriente, quindi Golfo e anche Iran, è il principale fornitore del petrolio cinese. Prima questione, quindi non creare instabilità. Seconda questione è connessa appunto agli Stati Uniti: la presenza di un Iran più o meno stabile, più o meno forte e
con il JCPOA l'Iran sarebbe economicamente molto più forte, perché avrebbe sbloccato le sanzioni, quindi sbloccata una serie di asset economici internazionali e commerciali. La presenza dell'Iran all'interno del Medio Oriente è un bilanciamento geopolitico, geostrategico degli Stati Uniti e dell'influenza che giocano gli Stati Uniti nella regione attraverso i propri alleati. Terza ragione è quella di passare da responsible stakeholder, cioè utilizzare il JCPOA come un tema di multilateralismo, capacità di influire su dossier internazionali e quindi anche cooperazione, eccetera, eccetera. Farlo in un dossier caldo, appunto, come questo del nucleare iraniano, permetterebbe alla Cina di passare in un certo senso da potenza quale si vuol vestire in questi anni e nel prossimo futuro. Quindi, tirando le somme e tornando anche alla domanda che ci ponevamo attraverso il nostro titolo, vediamo in qualche modo Cina e Stati Uniti che hanno molti motivi per cui non andare d'accordo, ma sull'Iran nucleare potrebbero essere in qualche modo allineati e trovarsi nelle strane vesti di alleati. Ma diciamo che come tema di fondo c'è la volontà di Cina e Stati Uniti di far sì che il JCPOA funzioni. Perfetto. Ossia di far sì che questo accordo, che è una forma di stabilità, potremmo star qui a parlare se è una forma definitiva per creare un'architettura di sicurezza regionale e quindi una forma di stabilità più ampia, la risposta è probabilmente no, sì. Perché dovrebbero essere inseriti all'interno del tema Iran anche tutta una serie di cose che riguardano il comportamento dell'Iran, diciamo così, dal punto di vista di giochi di influenza regionali, quelli mossi attraverso le milizie sciite che si trovano nei vari paesi, dal Libano all'Iraq alla Siria e via dicendo, e poi dovrebbe essere inserito il tema dei missili balistici. Però comunque sia, il JCPOA è una prima forma di stabilizzazione che sia Washington che Pechino in questo momento considerano altamente valida, perché è un modo per affrontare anche le questioni del Medio Oriente in modo meno coinvolto, soprattutto per Washington. Pechino normalmente non è coinvolta nelle questioni medio orientali dal punto di vista politico, lo è dal punto di vista economico commerciale, però ecco, in questa fase la ricerca di stabilità trova Washington e Pechino, Cina e Stati Uniti più o meno allineati. Due parole, se sei d'accordo, abbiamo ancora un paio di minuti, sulla posizione di Israele, l'ho accennata poco fa, anche in questo caso vedo che ti sei occupato di un approfondimento su rivista formiche.net, nessuna intenzione di intraprendere contatti con l'Iran da parte di Israele, posizione condivisa da ogni forza politica e sostanzialmente quindi nessuna possibilità di interagire, e peraltro abbiamo citato poco fa, insomma, come abbia anche ribadito come anzi non solo non c'è voglia di interagire, ma per noi, dice Israele, Iran continua a essere una minaccia dal punto di vista evidentemente della sicurezza. Poi hai accennato anche giustamente alla questione del petrolio, dove insomma ricordiamo che se le sanzioni americane non verranno revocate, le riserve di petrolio dell'Iran potrebbero rivelarsi nulla più che semplici asset inutilizzate, e questa cosa, insomma, se fossimo su un social network a Teheran non piacerebbe questo elemento. Tornando a Israele, Emanuele, brevemente. Allora, brevemente, Israele ha una posizione piuttosto chiara. L'Iran non è un attore affidabile, non è un attore con cui noi vogliamo in questo momento intraprendere una forma di dialogo. Questa posizione è praticamente condivisa da tutte le forze politiche israeliane, con diverse sfumature. C'è chi pensa che l'Iran andrebbe direttamente bombardato, probabilmente, c'è chi pensa che in futuro c'è anche ci potrebbe essere anche la possibilità di un qualche genere di contatto, ma non in questo momento. In questo momento noi possiamo aspettarci che il governo che uscirà dalle urne il 23 marzo, che potrebbe essere abbastanza simile all'attuale, non prenderà, diciamo, in considerazione il dialogo con Israele. Ciò non significa che gli Stati Uniti, alleati israeliani, non proseguiranno. È di questi minuti, non di queste ore, la notizia uscita sul sito Axios
che riguarda la riattivazione di un comitato di dialogo strategico tra Israele e Stati Uniti che proprio riguarda l'Iran e che era stato attivato appunto negli anni in cui il JCPOA veniva costruito ai tempi dell'amministrazione Obama. Io non credo che questo dialogo troverà diciamo così grosse soluzioni. Israele resterà nella sua posizione, gli Stati Uniti resteranno nella posizione che il JCPOA per il momento è la cosa migliore. Il problema sostanziale è che in tutto questo c'è una finestra temporale per la diplomazia che è abbastanza stretta, perché a giugno si votano le presidenziali in Iran e lì potrebbe cambiare la partita, perché il governo Rouhani, cioè il governo dei pragmatici riformisti che in questo momento amministra il paese, attuale, potrebbe certo. essere esatto, potrebbe essere sostituito da un governo conservatore con posizioni anche diverse, sebbene i conservatori sono una realtà anche lì piuttosto eterogenea. Anche all'interno dei conservatori in Iran ci sono delle posizioni pragmatiche che vedono nella necessità di stare all'interno del JCPOA e quindi mantenere un dialogo con il mondo occidentale l'unica soluzione per averci riattivati quegli asset di cui tu parlavi e quindi di averci un paese che può proiettarsi verso lo sviluppo. Peraltro ricordiamo, qui correggimi se sbaglio Emanuele, che il governo attuale insomma ha anche portato all'apertura, no? da parte del turismo, sicuramente un'apertura più forte sì. nei confronti del turismo e quindi dell'accoglienza da parte dell'Occidente, e che ha dato insomma in qualche modo nuova linfa economica insomma al paese. Se dovesse subentrare una figura, adesso non voglio estremizzare la situazione, ma se dovesse arrivare una figura simile a quella di Ahmadinejad, ci troveremmo in una situazione più complessa. E da questo punto di vista tu hai citato i rapporti di nuovo riavviati tra Stati Uniti e Israele, con telefonata recente insomma di Joe Biden a Netanyahu. Da questo punto di vista insomma molto ovviamente la palla più grande è in mano agli Stati Uniti, che come sappiamo dovrebbero ritirare le sanzioni. Questo quantomeno è la considerazione e diciamo l'appello lanciato dall'Iran, dicendo cominciate a toglierci le sanzioni e poi vediamo che accordi possiamo prendere noi sul nucleare e voi insomma per quanto riguarda il riallacciamento dei rapporti. Vuoi aggiungere, mi pare di capire, vuoi aggiungere due parole? Prego. No, due parole molto velocemente. L'Iran fa un ragionamento che non è che sta in piedi, nel senso dice agli Stati Uniti: siete stati i primi a uscire, quindi dovete essere i primi a dimostrarvi aperti nel togliere le sanzioni e quindi nel rientrare. Okay. È tutta una questione legata alla fiducia, legata alle priorità e legata soprattutto a quel tempo, a quel timing dettato dalle elezioni presidenziali in Iran. Emanuele Rossi della rivista formiche.net, grazie ancora una volta per essere stato qui con noi, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buona serata, buon pomeriggio.